Benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo ad imparare insieme l'esercizio numero 4 del mio metodo Advanced Slap Bass Grooves. Eccetera, eccetera. Allora, con cosa partiamo? Qua partiamo in levare sull'ultimo quarto, quindi tu devi contare 1, 2, 3 e 1. Quindi la nota che arriverà in battere sarà questo mi acuto che viene fatto strappato. Prima abbiamo la si fatto con un emeron, quindi con il pollice, e poi strappiamo il mi acuto per poi andare sul mi a vuoto. Questo è il movimento. Dopo andiamo a mettere un do diesis che cadrà poi su un re. Attento qua alla lettura ritmica, perché è vero che sono ottavi, ma sono il mi e il do diesis sono comunque spostati di sedicesimo, quindi attenzione dove deve cadere bene la nota. Suoniamola ancora una volta insieme. Poi abbiamo la pausa di 1. Ripartiamo con la si e il mi acuto. Qua andiamo a fare tutto con il pollice, un sol, anche qua levare di sedicesimo più ottavo, c'è la legatura. Sol, fa diesis e mi. Il mi, io ti consiglio già di andarlo a prendere con il dito 1, perché poi ci servirà per l'ottava nella parte 2, ma anche poi ci serve già per ripartire. Per ripartire io ho già la mano messa a posto. Potevo prenderlo anche col mignolo. Sol, fa, mi, poi vado a spostare e riparto. Proviamo a fare insieme questa parte qua. Io te l'ho fatto sentire a 100, lo mettiamo più lento, 80. 1, 2, 3 e 1. Ok, prima l'ho fatto con l'1, adesso l'ho fatto con il 4. Sono buoni tutti e due. Nella variazione sul secondo, invece, andiamo a prendere questo. In pratica, finiamo con lo stesso mi, questa volta assolutamente col dito 1. Andiamo a strappare la sua ottava, il mi acuto. Poi mettiamo due ghost note in sedicesimo, Thumb and Black, sulle corde La e Sol, e invece il La Si finali sono la ripartenza del giro, quindi quello che facevamo già prima. Adesso ti ho fatto sempre il numero 2. Bene, prendi tutti i pezzettini, studiali parte per parte, poi mettili insieme. Quando ci sono delle difficoltà o dei groove un po' più articolati, cerca di spezzarli, quindi prendila ad idee. C'è la prima idea, che è questa, invece la seconda, oppure quello nella versione 2. Spero di esserti stato utile. Suonali sempre con le batterie sotto, in questo modo riesci bene a capire la lettura ritmica, perché comunque sono degli incastri e la lettura ritmica è molto importante. Io ti ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video.